Buonasera, siamo in diretta. Allora, come state? Tutto bene? Allora, come al solito fatemi sapere se mi vedete e soprattutto se mi sentite bene, soprattutto che l'audio è ovviamente l'aspetto la, più importante della diretta. Allora, intanto noi facciamo come al solito la nostra triplice verifica. Vai, vediamo un po'. Allora, io dal mio telefono mi sento bene. E mi sembra che anche il video vada abbastanza regolare Quindi eh, datemene conferma cortesemente Allora intanto vi dico che come avete letto dal titolo di questa diretta Oggi leggiamo il capitolo 17, 18 e 19 dello Hobbit Andando a concludere questa storia e Facendo un sunto veloce eh, L'ultima volta avevamo letto il capitolo eh, 15 Che era intitolato Le nubi si addensano il capitolo 17, che era intitolato Un ladro nella notte, dove siamo andati a vedere in sintesi: eh, nel capitolo delle nubi si addensano, abbiamo visto l'approssimarsi del conflitto tra i nani e gli abitanti della città di Esgarot. Mentre nel capitolo 16, che era un ladro nella notte. Sì, abbiamo assistito a Bilbo che va dagli Elfi e, e, dal, e dai cittadini di Esgaroth per consegnare l'Archengemma pe, Per dare un'arma appunto a questa fazione per poter contrattare con Thorin allora, Intanto saluti, saluti a tutti E nel capitolo appunto di Un ladro nella notte abbiamo anche rivisto Gandalf dopo, dopo mesi che praticamente era sparito dalla scena allora detto questo ehm, Io mi sposterei nella nostra bellissima schermata con Gandalf Intanto confermatemi sempre che si sente quantomeno si senta bene eh. e Il video possiamo passarci sopra Però ecco l'importante è che si senta Quindi io comincerei eh, Andrò a lettura abbastanza serrata Poi ogni tanto butterò un occhio alla chat E mh, se sentite vibrare il mio telefono che mi arrivano notifiche eh, Tranquilli E detto ciò poi magari dopo andiamo anche a vedere se ci sono notizie. Allora, intanto io, eh, ripeto, comincio a leggere e vado a ritmo abbastanza serrato perché sono una ventina di pagine. Quindi avremo un bel po' da fare oggi. Detto ciò, Lo Hobbit, capitolo 17, scoppia la tempesta. Il giorno dopo, nell'accampamento, le trombe squillarono di buon mattino. Di lì a poco si vide una staffetta affrettarsi su per lo stretto sentiero. A una certa distanza si fermò, li salutò e domandò se Torin avrebbe dato ascolto a un'altra ambasciata, poiché incombevano grandi novità e le cose erano cambiate. Sì, sì, si vede e si sente. Ok, eh, si vede e si sente bene, ok, ottimo. Sarà Dane, disse, to disse Torin quando di quelle parole. Avranno avuto sentore del suo arrivo. Sapevo che questo avrebbe cambiato il loro atteggiamento. Poi si rivolse alla staffetta. Di loro di venire in pochi e disarmati e io li ascolterò. Verso mezzogiorno si videro avanzare di nuovo gli stendardi della, della foresta e del lago. Era un drappello di venti persone. All'inizio del sentiero posarono a terra spade e lance e proseguirono verso la porta. Stupiti, i nani videro che tra loro c'era sia Bard sia il re degli elfi, preceduti da un vecchio avvolto in un mantello e cappuccio che portava uno scrigno di legno fasciato di ferro. Salute, Torin, disse Bard, sei sempre dello stesso parere? Io non cambio parere con l'alba e il tramonto di qualche sole, rispose Torin. Siete venuti a farmi domande oziose. L'esercito degli elfi non è ancora andato via. Come, avete in... Come, aveva... Come avevo intimato. Fino ad allora inutilmente venite a trattare con me. Non c'è nulla per cui cederesti un po del tuo oro? Nulla che tu o i tuoi amici abbiate da offrire. E se fosse l'arcengemma di Train? disse Bard, e nello stesso istante il vecchio aprì lo scrigno e sollevò la gemma. La luce filtrò dalla sua mano, vivida e bianca nel mattino. Torin trasecolò, stupefatto e confuso. Per un lungo momento nessuno parlò. Infine Thorin ruppe il silenzio e la sua voce fremeva di collera. Quella pietra era di mio padre e appartiene a me, disse. Perché dovrei comprare ciò che è mio? Tuttavia, non resistendo allo, stupor allo stupore, aggiunse. Come avete fatto ad impadroni a impadronirvi di quel cemelio della mia famiglia? Ammesso che ci sia bisogno di fare una domanda simile a dei ladri. Ammesso che ci sia bisogno di fare una domanda simile a dei ladri? Noi non siamo ladri, rispose Bard. Ciò che è tuo ti verrà restituito in cambio di ciò che è nostro. Come avete fatto a impadronirvene? urlò Thorin in un crescendo di collera. Gliel'ho data io, squitti Bilbo, facendo capolino da sopra il muro, ormai spaventato da morire. Da morire. Tu! «Tu!» strillò Thorin, voltandosi verso di lui e afferrandolo con entrambe le mani. «Miserabile Hobbit, scassinatore di mezza tacca!» urlò e scosse il povero Bilbo come un coniglio. «Per la barba di Turin, Tur quanto vorrei che Gandalf fosse qui! Sia maledetto per averti scelto, possa cadergli la barba! Quanto a te, ti getterò sulle rocce!» strillò e alzò Bilbo tra le braccia. «Fermo! Il tuo desiderio è esaudito!» disse una voce. Il vecchio con lo scrigno si tolse il cappuccio e il mantello. «Ecco qua, Gandalf! È giusto in tempo, a quel che vedo. Se non ti piace il mio scassinatore, per favore non rovinarlo! Mettilo giù e ascolta, pri e ascolta prima cosa da dire!» «Allora siete in combutta!» disse Thorin, lasciando cadere Bilbo sul ciglio del muro. Non voglio mai più avere niente a che fare con uno stregone o con uno o con un, con i suoi amici. Cos'hai da dire tu, brutto ratto, figlio di ratti? Povero me. Povero me. disse Bilbo. Tutto questo è molto spiacevole. Ricordi di avermi detto che avrei potuto scegliere la mia quattordicesima parte? Forse ti ho preso troppo alla lettera. Mi è stato detto che a volte i nani sono più generosi a parole che a fatti. Tuttavia, c'è stato un tempo in cui sembravi convinto che vi fossi stato di un certo aiuto. Figlio di Ratti, eh? Questo è questo il rispetto che mi, hai, che mi hai promesso a nome tuo e della tua famiglia? Thorin, considera che ho, che ho disposto a, a piacer mio dalla mia parte, della mia parte e lascia perdere. Lo farò, disse bruscamente Thorin. E lascerò perdere anche te. E il cielo voglia che non ci incontriamo mai più. Poi si voltò e, vo e parlò dall'alto dall dall eh, dall del muro. «Sono stato tradito», disse. «Era giusto immaginare che non avrei rinunciato a riscattare l'archengemma, il tesoro della mia casata. In cambio darò la quattordicesima parte del tesoro in oro e argento, escludendo le gemme. Ma tutto ciò verrà calcolato come la parte promessa a questo traditore, che con tale ricompensa se ne andrà, e potrete dividervela come vi pare» a lui non toccherà granché, ne sono certo prendetevelo, se volete che viva e la mia amicizia non lo, non lo accompagna e adesso va dai tuoi amici e adesso va dai tuoi amici disse a Bilbo o ti butto giù io e l'oro e l'argento? domandò Bilbo verranno dopo, nel modo che stabiliremo disse Thorin va via fino ad allora terremo noi la pietra gridò Bard <coughs> eh, non stai facendo una gran figura come il re sotto la montagna disse Gandalf ma le cose possono ancora cambiare possono e come disse Thorin e il fascino che il tesoro esercitava su di lui era così forte che stava già chiedendosi se con l'aiuto di Dain non potesse riprendersi gemma e trattenere la quota del riscatto e così Bilbo fu calato dal muro e andò via senza ricevere niente in cambio della pena che si era dato, a parte l'armatura che Thorin gli aveva regalato. Nel vederlo andare via, molti nani provarono vergogna e dispiacere. «Addio!» gridò loro lo Hobbit. «Spero che un giorno ci rivedremo da amici!» «Vattene!» urlò Thorin. «Indossi un'armatura forgiata dalla mia gente e non ne sei degno! Le frecce non possono scalfirla!» Ma se non ti sbrighi, ti bucherò quei miserabili piedi. Perciò spicciati. Senza... senza tanta fretta, disse Bard. Ti diamo tempo fino a domani. A mezzogiorno torneremo a vedere se hai prelevato dal tesoro la porzione del... da barattare con la pietra. Se sarà fatto senza inganni, andremo via e l'esercito degli elfi tornerà nella foresta. Nel frattempo, addio. Detto ciò, tornarono all'accampamento. Ma Matorin inviò a Dane i messaggi i messaggeri di Roak per informarlo dell'accaduto e ordinargli di avanzare con cautela ma in fretta. Passò il giorno e passò la notte. L'indomani il vento prese a soffiare da ovest. L'aria era scura e tetra. Il mattino era ancora acerbo quando nell'accampamento si udì un grido. Alcune staffette vennero a riferire che un esercito di nani era apparso dietro lo sperone orientale della montagna e avanzava spedito verso la valle. Dane era arrivato, aveva forzato la marcia durante la notte e piombava su di loro prima di quanto si aspettassero. I nani del suo esercito indossavano una, un ausbergo di maglia d'acciaio che arrivava fino alle ginocchia e le gambe erano protette da schinieri da schinieri fatti di una lega metallica fine e flessibile, il cui segreto era noto solo al popolo di Dein. I nani sono eccezionalmente forti per la loro, per la loro statura, ma quelli di Dein erano perfino più forti degli altri nani. In battaglia brandivano a due mani pesanti gravine, ma ciascuno di loro aveva al fianco anche una spada corta e larga, e uno scudo rotondo gli pendeva sulla schiena. Portavano la barba divisa in due, intrecciata e infilata nella cintura. <coughs> nella, nella cintura. Avevano elmi di ferro, scarpe ferrate e facce truci. Le trombe chiamarono alle armi uomini ed elfi. Di lì a poco si videro i nani risalire la vallata a passo spedito. Si fermarono tra il fiume e lo sperone orientale, ma alcuni continuarono ad avanzare e, attraversato il fiume, si avvicinarono all'accampamento. Lì deposero le armi e alzarono le mani in segno di pace, bardando il loro incontro, e Bilbo lo seguì. «Ci manda Dain, figlio di Nain», dissero quando furono interrogati. «Dobbiamo raggiungere in fretta i nostri fratelli sulla montagna, poiché abbiamo saputo che l'antico regno è risorto. Ma chi siete voi che state acqu acquartierati in questa pianura come nemici di fronte a mura ostili?» Questo, nel linguaggio formale antiquato che si usava in tali occasioni, significava semplicemente qui non avete niente da fare, noi andiamo avanti, dunque toglietevi di mezzo o vi facciamo guerra. Avevano in animo di inoltrarsi tra la montagna e l'anza del fiume, ritenendo che quella stretta striscia di terra non fosse abbastanza protetta. Bard, ovviamente, rifiutò di permettere ai nani l'accesso alla montagna. Voleva trattenerli finché l'oro e l'argento non gli fossero stati consegnati in cambio dell'archengemma. Pensava infatti che il passaggio non sarebbe avvenuto se la fortezza fosse stata difesa da rinforzi così numerosi e agguerriti. Avevano portato con sé una grande scorta di provviste. I nani riescono a caricarsi sulle spalle pesi ingenti, e quasi tutti i soldati di Dane, nonostante la rapida marcia, trasportavano eh, grossi fagotti, oltre alle armi. Avrebbero resistito a settimane di assedio, e nel frattempo altri nani sarebbero potuti arrivari, arrivare, e altri ancora, poiché Thorin aveva molti, molti parenti. Inoltre, sarebbero riusciti a, ri, a riaprire e difendere qualche altro accesso, e così gli, assediati avrebbero eh, gli assedianti avrebbero dovuto circondare l'intera montagna, ma loro non erano abbastanza numerosi per farlo. Avevano fatto un, un gran via vai fra Thorin e Dane. Eh, no, scusate. Eh, in effetti, quelli erano proprio i piani dei nani, poiché i corvi staffetta avevano fatto un gran via vai fra Thorin e Dane. Ma per il momento la via era sbarrata. Perciò, dopo aver proferito qualche parola minacciosa, i messi di Dane si ritirarono bofonchiando sotto le barbe. Allora Bard inviò subito i suoi messi alla porta, dove però non trovarono, non trovarono né oro né argento. Vennero investiti dalle frecce appena furono a tiro e di corsa tornarono, indiet tornarono indietro scornati. L'accampamento era ormai in gran fermento, come se la battaglia fosse imminente. I nani di Dane, infatti, stavano avanzando lungo la riva orientale. Sciocchi! rise Bard. Avvicinarsi così al contrafforte della montagna della montagna qualunque cosa, qualunque, qualunque cosa sappiano di battaglie nelle, man, nelle miniere non capiscono niente di guerra in campo aperto ho fatto appostare molti arcieri e lancieri tra, e lancieri tra le rocce sul loro fianco destro le armature, neanche saranno a, eh, le armature nanesche saranno anche buone ma presto verranno messe a dura prova attacchiamoli subito da entrambi i lati prima che, siano, prima che si siano riposati ma il re degli elfi disse indugerò a lungo prima di dare inizio a questa guerra per loro. I nani possono farcela soltanto col nostro benestare, o per un caso che non dipenda dalla nostra volontà. Conviene continuare a sperare che qualcosa porti alla riconciliazione. E se alla fine si rivelerà inevitabile il malaugurato ricorso alle armi, la nostra superiorità numerica sarà sufficiente. Ma faceva i conti senza i nani. Sapere che l'archengemma era in mano agli assedianti non gli, non gli dava pace, e così, intuendo l'esitazione di Bard e dei suoi amici, decisero di attaccare mentre loro discutevano. All'improvviso, senza alcun segnale, balzarono silenziosamente in avanti per sferrare l'attacco. Gli archi si tesero, le frecce sibilarono, la battaglia stava per cominciare. Ma, ancora più all'improvviso, una fitta oscurità scese in un baleno. Un'immensa nuvola nera invase il cielo. Una tempesta d'inverno, sospinta da un vento fortissimo, si avventò tuonando contro la montagna, e la vetta sfolgorò di fulmini. E sotto la nuvola si vide avanzare vorticando un altro ammasso nero, ma non veniva col vento, veniva da nord, un'immensa nube di uccelli così fitta che tra le loro ali non passava neanche un filo di luce. Fermi! gridò Gandalf, che apparve a un tratto e si stagliò. Con le, braccia levate. con le braccia levate, fra i nani che avanzavano e le schiere che li aspettavano, Fermi, gridò con voce tonante. E dal suo bastone si sprigionò un bagliore simile a un fulmine. Il terrore piomba su tutti voi, ahimè. È arrivato prima di quanto immaginassi. Incombono gli orchi, Odain, dal nord sta arrivando, Bolg, figlio di colui che uccidesti a Moria. Guardate. I pipistrelli accompagnano il suo esercito come una marea di locuste. Orchi a cavallo di lupi, coi mannari al seguito. Tutti erano in preda a sgomento e confusione. Il buio si era fatto più fitto mentre Gandalf parlava. I nani si erano, si erano fermati e guardavano il cielo. Gli elfi urlavano con gran clamore. Venite, disse Gandalf. C'è ancora tempo per un consiglio. Mandate subito da noi Dain, figlio di Nain. Cominciò dunque una battaglia che nessuno si aspettava. Venne chiamata Battaglia dei Cinque Eserciti e fu tremenda. Da un lato, orchi e lupi selvaggi, dall'altro, elfi, uomini e nani. Ecco com'era maturata: quando era caduto il grande orco delle Montagne Nebbiose, l'odio della sua razza nei confronti dei nani si era riacceso più, vi più violento che mai. Messaggeri avevano fatto la spola fra tutte le città. Le colonie e le roccaforti degli orchi, che avevano infine deciso di assicurarsi il dominio del nord. Avevano raccolto informazioni in gran segreto, mentre sui monti forgiavano armi e si preparavano allo scontro. Poi si erano messi in marcia scendendo per valli e colline, confluendo da ogni dove e avanzando sempre sotto terra o al buio, finché ai piedi della grande montagna di Gundabad a nord. Dov'era la loro capitale, non avevano radunato un vasto esercito pronto a riversarsi a sud, di sorpresa, durante una tempesta. Poi avevano saputo della morte di Smaug, e i loro cuori si erano riempiti di gioia. A marce forzate, notte dopo notte, avevano superato le montagne per poi arrivare all'improvviso proprio alle calcagna di Dane. Neanche i corvi si erano accorti del loro arrivo, finché non li avevano visti sbucare nelle terre desolate tra la montagna solitaria e le colline alle sue spalle. È impossibile dire cosa ne, cosa ne sapesse Gandalf, ma è chiaro che non si aspettava un attacco così improvviso. Ed ecco il piano che, gli che egli elaborò in consiglio con il re degli elfi e Bard, e anche con Dain, giacché il signore dei nani aveva deciso di unirsi a loro. Gli orchi erano nemici di tutti e il loro arrivo aveva fatto dimenticare ogni, ogni altro dissidio. L'unica speranza che avessero era quella di attirare gli orchi nella vallata tra i, i, con i contrafforti della montagna e di riuscire a occupare i grandi speroni che sporgevano a sud e a est. C'era il rischio che gli orchi fossero così numerosi da poter invadere la montagna stessa, attaccandoli così anche da dietro e dall'alto, ma non c'era più tempo per fare un altro piano, né per chiedere aiuto. Presto la tempesta passò, rotolando verso sud est, verso sud est, ma, le nu ma la nube di pipistrelli, volando più bassa, giunse sopra il dorso della montagna e volteggiò su di loro, oscurando il cielo e riempiendoli, riempiendoli di terrore. Alla montagna! gridò Bard. Alla montagna! Prendiamo posizioni finché c'è ancora tempo! Sullo sperone meridionale, tra le rocce ai suoi piedi e sulle pendici più basse, si disposero gli elfi. Sullo sperone orientale si appostarono uomini e nani. Barde alcuni fra gli elfi e gli uomini più agili, invece si arrampicarono sulla cresta orientale per avere una visuale del, del versante nord. Di lì a poco videro il terreno ai piedi della montagna farsi nero di truppe nemiche. Ben presto un'avanguardia di orchi aggirò la punta dello sperone e irruppe nella valle. Erano i più veloci tra quelli che cavalcavano i lupi e già lontano si udivano le loro urla e gli ululati delle bestie squarcia squarciare l'aria. Un intrepido drappello di uomini gli si parò davanti per tentare una resistenza, ma presto fu costretto a ritirarsi e a ripiegare sui lati lasciando sul terreno diversi caduti. Come Gandalf aveva sperato, l'esercito degli orchi si era ammassato dietro l'avanguardia bloccata da quei valorosi, e adesso eccolo riversarsi impetuoso nella valle e sciamare alla picciolata tra i due contrafforti della montagna in cerca del nemico. I loro stendardi erano innumerevoli, rossi e neri e avanzavano come una marea furibonda e disorientata <coughs> e disordinata. Fu una battaglia terribile, per Bilbo fu l'esperienza più spaventosa che avesse mai vissuto e quella sul momento e quella che sul momento sentì di desiderare più di, ogni altra, di, più di ogni altra, vale a dire quella di cui sarebbe stato più fiero per tanti anni a venire e che avrebbe raccontato con più spiacere, pur, avendo, pur avendovi svolto un ruolo del tutto insignificante, in effetti posso dire che il, pericolo, che il, peri, che il piccolo Hobbit si infilò l'anello quasi subito, scomparendo così alla vista se non al pericolo. Gli anelli magici di quel tipo non sono una protezione assoluta durante una carica di orchi, non, ferm non fermano frecce scoc scoccate né lance scagliate, però ti aiutano a svignartela ed evitano alla tua testa di essere prescelta da un orco per, per menare un fendente. Gli elfi furono i primi a caricare, il loro odio nei confronti degli orchi è freddo e spietato. Nella penombra, dalle loro lance e dalle loro spade guizza, guizzava un bagliore di fiamma, tanto era letale l'ira delle mani che, la brand, che le brandivano. Appena le schiere nemiche si infittirono nella vallata, gli elfi scagliarono una pioggia di frecce, le cui punte scintillarono come se fossero intrise di fuoco. Dopo le frecce, mille lancieri balzarono giù dalle rocce e si avventarono verso il nemico. Le urla erano assordanti. Le rocce erano chiazzate di nero del sangue degli orchi. Mentre questi reagivano all'assalto furioso rintuzzando la carica degli elfi, un ruggito vibrante solcò la valle di Conca. Tra grida di Moria e Dein, Dein, i nani dei colli ferrosi sferrarono l'attacco sul fianco opposto brandendo le gravine e dietro di loro venivano gli uomini del lago con le loro lunghe spade. Gli orchi furono presi dal panico. E mentre si voltavano a fronteggiare quel nuovo attacco, gli elfi tornarono alla carica con altri rinforzi. Già molti orchi fuggivano giù per il fiume per sfuggire alla duplice morsa. E molti dei loro lupi si rivoltarono loro contro e facevano un scempio di morti e feriti. La vittoria sembrava porta a portata di mano quando un grido risuonò sulle alture soprastanti. Centinaia di orchi avevano scalato la montagna dall'altro lato e già in molti avevano raggiunto i pendii sopra la porta e altri ancora scendevano a, fronte, a, fronte, a frotte per attaccare gli speroni eh, dall'alto incuranti delle urla di quelli che cadevano da rupi e precipizi ai due speroni si arrivava percorrendo i sentieri che scendevano dal massiccio centrale della montagna e i difensori erano troppo pochi per poter resistere a lungo ecco dunque svanire ogni speranza di vittoria avevano solo arginato il primo assalto furioso della marea nera. Passarono le ore, gli orchi si raccolsero di nuovo nella valle, sopraggiunse un branco di mannari famelici, seguito dalla guardia del corpo di Bolg, enormi orchi che dalle scimitarre d'acciaio presso il buio si infittì nel cielo tempestoso. I grandi pipistrelli continuavano a vorticare intorno alla tempesta e alle orecchie degli elfi e degli uomini, o si avventavano sui caduti per, per succhiarne il sangue. Bard si batteva per difendere lo sperone orientale, ma poco a poco cedeva terreno, e i nobili elfi erano arroccati con il loro re sullo sperone meridionale vicino al posto di guardia di Colle Corvo. All'improvviso si udì un grido fortissimo, e dalla porta venne uno squillo di tromba. Avevano dimenticato Thorin. Parte del, muro, parte del muro, azionata da leve, si abbatté all'esterno e rovinò nella pozza. Dal, var dal varco balzarono fuori il re sotto la montagna e i suoi compagni. Cappucci e mantelli erano spariti. Indossavano tutti armature, lu armature luccicanti, e vampe rosse guizzavano dai loro occhi. Il grande nano brillava nell'oscurità come oro in un fuoco morente. Dall'alto gli orchi rovesciarono su di loro in un diluvio di macigni, ma i nani tennero duro, si lanciarono ai piedi delle, della cascata e si avventarono sul nemico. Davanti a loro, lupi e cavalieri stramazzavano o si davano alla fuga. Torin assestava a colpi possenti con la, sua, con la sua ascia, e sembrava invulnerabile. Eh, a me, a me, elfi e uomini, a me, miei consanguinei, gridava. E la sua voce squillava come un corno nella valle. I nani di Dane accorsero in suo aiuto, incuranti dello schieramento. Accorsero anche molti uomini del lago, che Bard non era riuscito a trattenerli. E dall'altro versante arrivarono molti lancieri elfici lancieri elfici. Ancora una volta gli orchi furono sopraffatti e vennero abbattuti in mucchi sempre più alti finché la valle non fu nera e orrida dei loro cadaveri. I mannari vennero dispersi e Torin puntò dritto contro le guardie di Bolg, ma non riuscì a sfondare i loro ranghi. Già dietro di, già dietro di lui, eh, tra gli orchi abbattuti, giacevano in gran quantità uomini e nani, e anche nobili elfi che avrebbero dovuto vivere ancora a lungo e allegramente nei loro, bo nei loro boschi. E man mano che la valle si allargava, l'attacco di Torin si faceva più fiacco. Le sue truppe non erano abbastanza numerose. I suoi fianchi erano sguarniti, di lì a poco gli attaccanti si ritrovarono attaccati, stretti in un gran cerchio di nemici, fronteggiati da ogni lato, assaliti da orchi e lupi che tornavano alla carica. Le guardie di Bolg vennero avanti urlando e si avventarono sui loro ranghi come onde su rive di sabbia. I loro amici non potevano aiutarli, poiché l'attacco della montagna era ripreso con, vigor, con raddoppiato vigore. E su entrambi i lati uomini ed elfi sta, eh, stavano lentamente cedendo. Bilbo assisteva a tutto ciò con grande sconforto. Aveva preso posizione su Colle Corvo, in mezzo agli elfi, in parte perché da lì le possibilità di fuga erano maggiori, e in parte, la parte più Tuc del suo cervello, perché se avesse dovuto partecipare a una difesa disperata, tutto sommato avrebbe preferito difendere il Re degli Elfi. Va detto che lì c'era anche Gandalf, seduto a terra come per, una, come per una profonda riflessione, preparando, presumo, un ultimo colpo di magia prima della fine. Fine che non sembrava molto lontana. Ancora poco, pensò Bilbo, e gli orchi conquisteranno la porta, e noi verremo tutti massacrati o inseguiti e catturati. Ce n'è a sufficienza per piangere, dopo tutto quello che abbiamo passato. Sarebbe stato meglio se quel maledetto tesoro fosse rimasto tra le grinfie del vecchio Smaug, così adesso non cadrebbe in mano a questi esseri appominevoli. E il povero Bombur e Balin e Fili e Kili e tutti gli altri non rischierebbero di fare una brutta fine. E con loro Bard e gli uomini del lago e gli allegri elfi. Povero me, ho udito canti di molte battaglie e ne ho sempre dedotto che anche la sconfitta possa essere gloriosa. Invece ha tutta l'aria di essere spiacevole. Per non dire angosciosa, vorrei proprio lasciarmi dalle spalle. A un tratto, le nuvole vennero spazzate, via da, vennero spazzate via dal vento e un rosso tramonto squarciò l'occidente. Vedendo quell'improvvisa luce squarciare le tenebre, Bilbo si guardò attorno. Lanciò un grido. Aveva visto qualcosa che gli faceva balzare il cuore in petto. Su quel chiarore lontano si stagliavano sagome scure, ancora piccole e pur maestose. Le aquile! Le aquile! gridò. Stanno arrivando le aquile! Era raro che gli occhi di Bilbo si ingannassero. Le aquile stavano arrivando col vento, a ranghi ravvicinati, ed erano così numerose che dovevano essere accorse da tutti i nidi del nord. Le aquile! Le aquile! gridò Bilbo, ballando e agitando le braccia. Gli elfi non potevano vederlo, però potevano udirlo. Presto ripresero il suo grido, facendolo echeggiare nella valle. Molti, molti occhi stupiti si volsero in alto, sebbene non si potesse vedere ancora niente tranne dallo splendore meridionale della montagna. Le aquile! gridò di nuovo Bilbo, ma in quell'istante una pietra precipita precipitata dall'alto colpì con forza il suo elmo. E lo hobbit cadde con un tonfo e non sentì più niente. Bene, questo era il diciassettesimo capitolo, adesso leggiamo il diciottesimo, che è intitolato Il viaggio di ritorno. Aspettate un attimo faccio due conti, eh, 4, 5, 7, sono sì 8 pagine, più o meno. Dai, sì, ce lo leggiamo. Ok, Lo Hobbit, capitolo 18, Il Viaggio di Ritorno. Quando ritrovò i sensi, Bilbo non ritrovò nient'altro. Era disteso sulle piatte rocce di Colle Corvo, da solo, senza nessuno, senza nessuno attorno. Sopra di lui si stendeva un cielo limpido ma gelido. Tremava e si sentiva freddo come una pietra, ma aveva la testa in fiamme. Cosa sarà successo? disse tra sé e sé. A quanto pare non sono tra gli eroi caduti, ma immagino che per questo ci sia ancora tempo. <clears throat> si alzò a sedere, dolorante. Guardando nella vallata non vide traccia di orchi vivi. Da lì a poco, schiaritosi le idee, gli parve di vedere alcuni elfi eh, muoversi tra le rocce ai piedi della montagna. Si estropicciò gli occhi. Di sicuro c'era ancora un accampamento laggiù nella pianura, e non c'era forse un andirivieni intorno alla porta? alla porta? Sembrava che i nani fossero impegnati a rimuovere il muro, ma tutto era immerso in un silenzio di tomba. Non si udivano grida, né risuonavano canti. L'aria sembrava intrisa di dolore. "Se non capisco male, alla fine abbiamo vinto", disse, toccandosi la testa indolenzita. "Peccato che la vittoria abbia un aspetto così triste". All'improvviso vide un uomo inerpicarsi su per il pendio e avanzare verso di lui. "Ehi là!", gli gridò con voce tremante. "Ehi là! Che notizie ci sono?" Che voce, è che voce è questa che parla tra le pietre? disse l'uomo, fermandosi e sbirciando attorno, non lontano da dove sedeva Bilbo. Allora Bilbo si ricordò dell'anello. Santi numi, disse, questa invisibilità ha anche qualche svantaggio. Altrimenti avrei potuto passare la notte al caldo e comodo in un letto. <coughs> Sono io, Bilbo Baggins, compagno di Thorin, gridò, affrettandosi a sfilare l'anello. Meno male che ti ho trovato, disse l'uomo, avanzando a grandi passi. Sei atteso e ti abbiamo cercato a lungo. Ti avrebbero segnato tra i morti, che sono in gran numero, se lo stregone Gandalf non avesse detto che la tua voce era stata udita per l'ultima volta proprio qui. Mi avevano mandato per questo, in un estremo tentativo di trovarti. Sei conciato male, sei conciato male? Una brutta, brutta, una brutta botta in testa, credo, disse Bilbo. Ma avevo l'elmo e ho la testa dura. Comunque mi sento acciaccato e ho le gambe come due, frusce... come due fuscelli. Ti porterò all'accampamento laggiù, disse l'uomo, e lo sollevò senza sforzo. Era un omone agile e robusto, non gli ci volle molto per raggiungere la valle e deporre Bilbo davanti a una tenda. Lì lo Hobbit trovò Gandalf, che aveva un braccio appeso al collo. Neanche lo stregone se l'era cavata senza ferite, e in tutto l'esercito erano rimasti illesi in pochi. Quando, Quando Gandalf vide Bilbo, ne fu felice. Beh, Gins, esclamò. Non ci, non ci speravo più. Allora sei vivo. Sono proprio contento. Cominciavo a chiedermi se la fortuna avesse abbandonato anche te. È stata una battaglia dura e rischiava di trasformarsi in un disastro. Ma le altre notizie possono aspettare. Vieni, disse in tono più mestro. Sei atteso. E condusse lo Hobbit dentro la tenda. Salute, Thorin!» disse Gandalf entrando, te l'ho portato. E lì giaceva Thorin scudo di quercia, ferito da molte ferite, per terra, ferito da molte ferite. Per terra, vicino a lui, c'erano la sua armatura e la sua ascia, ammaccate e inservibili. Quando Bilbo si avvicinò, il vecchio Nano alzò gli occhi. Addio, buon ladro, disse. <coughs> Scusate, sto per raggiungere i miei avi, nella vaste sale dove essi attendono il rigenerarsi del mondo. L'oro e l'argento non hanno alcun valore lì dove, lì dove vado. Pertanto li lascio qui e voglio separarmi da te in amicizia, ritirando le parole e le offese che ti ho rivolto davanti alla porta. Bilbo piegò un ginocchio a terra, con il cuore carico di dolore. Addio, re sotto la montagna, disse. Amare è la nostra avventura, se deve finire così, e neppure una montagna d'oro potrebbe rimediare. Tuttavia, sono felice di esserti stato accanto nel pericolo. È un onore che nessun Baggins meriterebbe. No. No, disse Dorin. In te c'è più di quanto tu creda, figlio delle miti terre d'Occidente. Ci sono coraggio e saggezza mischiati in giusta misura. Se fossero più numerosi tra noi coloro che preferiscono il mangiare, il ridere e il cantare all'accumulare oro, questo mondo sarebbe più lieto. Ma triste o lieto, adesso debbo lasciarlo. Addio! Allora Bilbo si voltò e andò a sedersi in disparte, avvolto in una coperta e, che lo crediate o no, pianse finché i suoi occhi si fecero rossi e la sua voce, ra e la sua voce rauca. Aveva un animo sensibile e sarebbe passato molto tempo prima che ritrovasse il piacere di scherzare. È stata proprio una fortuna, disse infine tra sé e sé, che mi sia svegliato quando l'ho fatto. Vorrei che Thorin fosse ancora vivo, ma sono contento che ci siamo separati in amicizia. Sei uno sciocco, Bilbo Peggins, e hai combinato un bel guaio con quella faccenda della pietra, e c'è stata una battaglia, nonostante i tuoi sforzi, di ottenere pace e tranquillità anche se di questo non credo che tu abbia colpa. <coughs> Bilbo apprese solo in seguito che fosse successo dopo cosa fosse successo dopo il suo svenimento e ne ricavò più dolore che gioia, stanco com'era ormai di quell'avventura. Bramava di intraprendere il viaggio di ritorno, ma il suo viaggio sarebbe iniziato con un certo ritardo. Perciò nel frattempo vi racconterò una parte di quegli eventi. Da molto tempo le aquile avevano notato con sospetto le manovre degli orchi, i cui movimenti sulle montagne non potevano restare del tutto celati alla loro vista acutissima. Si erano dunque radunate anch'esse in gran numero, al comando del gran, della grande aquila delle montagne nebbiose. E infine, avendo, eh, avendo avuto da lontano sentore di battaglia, si erano lanciate in volo sulle ali di un, ven, di un vento impetuoso ed erano arrivate appena in tempo. Erano state loro a smidare gli orchi dai pendii, scaraventandoli giù per i precipizi o sollevandoli con gli artigli, urlanti e sconvolti. E in breve avevano liberato la montagna solitaria e così gli elfi e gli uomini arroccati, alla salute, eh, alle, scusate, arroccati sulle alture erano riusciti a tornare giù nella valle di Conca per portare aiuto ai compagni che ancora vi combattevano. Ma, nonostante l'intervento delle aquile, erano ancora inferiori di numero, finché all'ultimo momento era, era, eh, all momento era apparso Beorn in persona. Nessuno lo sapeva né come né da dove. Era arrivato da solo e in forma d'orso, e nella sua furia sembrava aver raggiunto dimensioni gigantesche. Il rombo della sua voce era pari a quello di tamburi e cannoni e spezzava via. E spazzava via eh, dalla sua strada lupi e orchi come se fossero piume e pagliu pagliuzze. Piombò sulla retroguardia degli orchi e irruppe come un tuono in mezzo all'accerchiamento. All I nani stavano tenendo la, eh, la posizione intorno ai loro signori, su una bassa collina circondata dagli orchi. Beorn si chinò a sollevare Thorin, che era caduto trafitto dalle lance, e lo portò lontano dalla mischia. Ma subito tornò, con furia raddoppiata, tanto che nulla riusciva a fermarlo e nessun'arma sembrava scalfirlo. Sbaragliò le guardie del corpo, abbatté Bo Bolg e lo calpestò. <coughs> allora il terrore piombò nel cuore degli orchi, ed essi si diedero alla fuga in tutte le direzioni. Ma le nuove speranze avevano dissipato la stanchezza dei loro nemici, che cominciarono a incalzarli da vicino, impedendo la fuga alla maggior parte di loro. Ne spinsero molti nel fiume fluente e inseguirono, fin, e inseguirono fin nelle paludi intorno al fiume selva coloro che scappavano a sud o a ovest. In quelle acque la maggior parte degli ultimi fuggiaschi trovò la morte e gli altri che stavano per raggiungere il reame degli elfi silvani vennero abbattuti lì o trascinati a morire nelle tenebre fitte e impenetrabili di bosco tetro. Stando a ciò che raccontano le canzoni, quel giorno morirono tre quarti degli orchi guerrieri del nord e le montagne ebbero pace per molti anni. <ride> La vittoria venne assicurata prima del calar della notte, ma l'inseguimento era ancora in corso quando Bilbo tornò all'accampamento e nella vallata erano rimasti in pochi, a parte quelli più gravemente feriti. Dove sono le aquile? chiese Bilbo a Gandalf quella sera, mentre giaceva avvolto in calde coperte. Alcune stanno ancora inseguendo gli orchi, disse lo stregone. Ma molte sono tornate ai loro nidi. Non volevano restare qui e sono partite con la prima luce del mattino. Dane ha incoronato d'oro il loro re e gli ha giurato eterna amicizia. Peccato, voglio dire, mi sarebbe piaciuto rivederle, disse Bilbo, insonnolito. Forse le vedrò sulla via del ritorno. Immagino che andrò a casa presto, vero? Quando vuoi, disse lo stregone. In realtà passarono diversi, giorni, passarono diversi giorni prima che Bilbo si mettesse davvero in cammino. Seppellirono Thorin nel profondo della montagna e Bard depose l'arcangemma sul suo petto. Che questa pietra rimanga qui finché la montagna non cade, disse. Possa portare fortuna a tutto il, tuo, il suo popolo, che qui dimorerai in futuro. Poi il re degli elfi depose sulla tomba Orcrist, la spada elfica che era stata tolta a Thorin durante la prigionia. Le canzoni dicono che essa brillasse nel buio dell'avvicinarsi di un nemico, impedendo così che la fortezza dei nani venisse attaccata di sorpresa. E lì prese dimora Dein, figlio di Nain, e divenne re sotto la montagna, e negli anni molti altri nani si sarebbero raccolti intorno al suo trono nelle antiche sale. Dei dodici compagni di Thorin ne rimanevano dieci. Fili e chili erano caduti difendendolo con lo scudo e col corpo, poiché Thorin era, era il fratello maggiore loro ma della loro madre. Zio Thorin, quindi. ok? questa cosa non me la ricordavo. Va bene. Eh, scusate. Allora, gli altri rimasero con Dane, che si occupò del tesoro con giudizio. Ovviamente non si fece più questione di spartire il bottino secondo le quote previste, a Balin e Dvalin e Dori e Nori e Ori e Oin e Gloin e Bifur e Bofur e Bombur o a Bilbo. Tuttavia, un quattordicesimo di tutto l'oro e l'argento lavorato e non lavorato venne consegnato a Bard, perché Dain disse «Dobbiamo rispettare la parola di Thorin, che adesso ha l'Archengemma in sua custodia». Anche un semplice quattordicesimo era una ricchezza incredibilmente grande, più grande di quella di tanti re mortali. Di quel tesoro, Bard mandò una buona parte in oro al governatore della città del lago e ricompensò generosamente i suoi seguaci e amici. Al re degli Elfi, sapendo quanto gli fossero cari, diede gli smeraldi di Girion che Dain gli aveva restituito. Mi sembra che ne parlamo nel Silmarillion di questa gemma, vero? Mi pare proprio di sì. Comunque... A Bilbo disse «Questo tesoro è tuo quanto mio, ma gli antichi patti non possono più valere, perché sono in tanti ormai a vantare un diritto su di esso, avendolo conquistato e difeso. Tuttavia, anche se tu fossi disposto a rinunciare a tutti i tuoi diritti, vorrei che le parole di Thorin, di cui si è pentito, non si rivelassero vere, ossia che ti dessimo poco. Intendo ricompensarti più riccamente di tutti». «Sei molto gentile», disse Bilbo. Ma per me è un vero sollievo. Non so come avrei fatto a portarmi a casa tutto quel tesoro senza guati senza e scannamenti lungo la strada. E non so, co, e non so cosa me ne sarei fatto una volta tornato a casa, sono sicuro che sarà meglio nelle tue mani. Alla fine Bilbo accettò di prendere solo due cassette. due cassette, una colma d'argento e l'altra d'oro, quante ne poteva portare un pony robusto. Sarà più che sufficiente, disse. Poi venne per lui il momento di salutare gli amici. Addio, Valin! E addio, Dvalin. E addio, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur e Bombur. Che le vostre barbe siano sempre folte. Poi, vo poi, voltandosi verso la montagna. Addio, Torin Scudo di Quercia. E Fili e Chili. Che il vostro ricordo non svanisca mai. Allora i nani si inchinarono davanti alla loro porta. Alla loro porta ma le parole gli si, gli si bloccarono in gola. Arrivederci e buona fortuna, dovunque dov tu vada. <coughs> Arrivederci e buona fortuna, dovunque tu vada, disse infine Balin. Se mai tornerai a visitarci quando le nostre sale saranno tornate belle come un tempo, i festeggiamenti saranno splendidi. Se mai passerete dalle mie parti, disse Bilbo, non esitate a bussare. Il tè è servito alle quattro, ma tutti voi siete benvenuti a qualsiasi ora. Poi si voltò e partì. La schiera degli elfi era in marcia e, benché si fosse tristemente ridotta, molti di loro erano felici, poiché adesso il mondo del nord sarebbe stato più tranquillo per molti anni. Il drago era morto e gli orchi erano vinti, e i loro cuori pre pre pregustavano una primavera di gioia dopo l'inverno. <ride> Gandalf e Bilbo cavalcavano dietro il re degli elfi e accanto a loro camminava a grandi passi Beorn, tornato alla forma umana. E rivedeva e cantava a gran voce lungo la strada, e rideva e cantava a gran voce lungo, lungo la strada. Così avanzarono finché giunsero sul limitare di bosco tetro, a nord del punto dove ne usciva il fiume Selva. Lì si fermarono, perché lo stregone Bilbo non vollero entrare nel bosco nonostante il re li pregasse di passare qualche giorno nel suo palazzo. Intendevano costeggiare la foresta per poi aggirarla lungo il margine settentrionale, nella distesa desolata che la separava dalle montagne grigie. Era un cammino lungo e triste, ma, adesso che gli orchi erano stati debellati, lo stimavano, eh, lo stimavano più sicuro degli spaventosi sentieri sotto gli alberi. Inoltre, anche Beorn andava per quella strada. Addio, orri degli elfi, disse Gandalf. Lieta sia la selva finché il mondo è ancora giovane e lieto sia tutto il tuo popolo. Addio, o oh Gandalf, disse il re, che tu possa sempre apparire lì dove sei più necessario e meno atteso. Più spesso apparirai nel mio palazzo, più sarò contento. Ti prego, disse Bilbo, balbettando e stando ritto su una gamba sola, accetta questo dono. E tirò fuori una collana d'argento e, e perle che Dane gli aveva dato quando si erano salutati: Cosa ho fatto per meritare un tale dono, Hobbit? domandò il re. Beh, em, penso che in realtà, disse Bilbo piuttosto confuso: confuso La tua em, ospitalità andrebbe ric ricambiata em, con qualcosa. Anche gli scassinatori hanno una sensibilità, no? E io ho bevuto molto del tuo vino e mangiato molto del tuo pane. Accetterò il tuo dono, o oh Bilbo il Magnifico, disse solennemente il Re, e ti nomino amico degli elfi e benefattore. Che la tua ombra non, dim non dimagrisca mai, o rubare sarebbe troppo facile. Addio. Poi gli elfi piegarono verso la foresta e Bilbo iniziò il suo lungo cammino verso casa. <coughs> eh, ok. Bilbo dovette affrontare molte avversità e avventure prima di arrivare a destinazione. Le terre selvagge erano ancora le terre selvagge, e in quei tempi c'erano molte altre cose che oltre gli orchi, ma egli era ben guidato e ben difeso, lo stregone era con lui, e anche Beorn rimase con loro per un lungo tratto di strada, e così non si trovò mai più in grave pericolo. Comunque, a metà, eh, a metà inverno, Gandalf e Bilbo giunsero a casa di Beorn. E lì rimasero entrambi per un po'. Gli ultimi giorni dell'anno furono caldi e allegri, e vennero uomini da ogni dove per festeggiare, invitati da, Be per festeggiare invitati da Beorn. Ormai gli orchi della, delle montagne nebbiose erano pochi e terrorizzati, e si, e si nascondevano nelle caverne più profonde che riuscivano a trovare. Anche i mannari erano spariti dai boschi, e così gli uomini potevano uscire senza timore. In seguito Beorn divenne un grande capo in quelle regioni e governò la contrada selvaggia tra le montagne e il bosco e si racconta che per molte generazioni gli uomini della sua stirpe ebbero il potere di assumere l'aspetto di orsi e alcuni di loro erano rudi e cattivi, ma per la maggior parte somigliavano a, a Beorn nel cuore, pur essendo gli inferiori per statura e forza. In quel periodo gli ultimi orchi furono cacciati furono cacciati via dalle montagne nebbiose e una nuova pace scese al confine delle terre selvagge. Venne la primavera, una bella primavera mite e splendente di sole, prima che Bilbo e Gandalf prendessero infine congedo da Beorn e Bilbo, pur desiderando arde ardentemente la propria casa, partì con rimpianto, perché in primavera i fiori del giardino di Beorn non erano meno belli che in piena estate. <coughs> Alla fine risalirono la lunga strada delle montagne e raggiunsero il passo dove erano stati catturati dagli orchi, ma vi giunsero di mattina e, guardando indietro, videro un sole bianco e brillante sopra la distesa di terra. Al di là si vedeva bosco tetro, blu in lontananza e, nella parte più vicina, verde cupo anche in primavera. E laggiù, in fondo, appena visibile, visibile c'era la montagna solitaria. Sulla sua vetta più alta brillava pallida la neve non ancora disciolta. <coughs> eh, Così dopo il fuoco viene la neve e perfino i draghi trovano la loro fine, disse Bilbo e voltò le spalle alla sua avventura. La parte Tuc stava diventando stanchissima e quella Baggins ogni giorno più forte. Adesso vorrei solo starmene nella mia poltrona, soggiunse. Bene, questo era il diciottesimo capitolo dello Hobbit e adesso ci andiamo a leggere il diciannovesimo e ultimo capitolo dello Hobbit Che sono poche pagine, vediamo un po': sono 4, 6, sì, sono 8 pagine, dai. 6, 8 pagine scarse ce le leggiamo al volo, dai. Lo Hobbit, capitolo 19, l'ultima tappa. Era il primo giorno di maggio quando Gandalf e Bilbo arrivarono finalmente lim sul limitare della valle di Gran Burrone, dove c'era l'ultima, o la prima, casa accogliente. Era di nuovo sera, i loro poni erano stanchi, soprattutto quello che portava i bagagli, e avevano tutti bisogno di riposare. Mentre cavalcavano, giù per il sentiero scosceso, Bilbo udì, eh, udì gli elfi cantare ancora tra gli alberi, come se non avessero mai smesso da quando era partito. E, appena i cavalieri scesero nelle radure più basse del bosco, gli elfi intonarono una canzone molto simile a quella di allora. Il drago è ormai spacciato, il suo corpo sbriciolato, il suo dorso è fracassato, lo splendore suo offuscato. E se il brando è arrugginito, se sul trono i re cadranno, col poter loro fidato, e con lor che caro hanno. L'erba qui rispunta ancora, l'acqua scorre nella gola, gli elfi cantano ad ogni ora su tornate tra l'alà, <ride> nella valle tutti qua. Ogni stella è più lucente delle gemme, immensamente, e la luna è più splendente di ogni argento appariscente. Qui la fiamma è incandescente è incandescente, nel tramonto il focolare più dell'oro è, è rifulgente. Perché allora raminghi andare? Oh, tornate, trallallà, nella valle, tutti qua. Ora dunque, dove andate a tornare perché tardate? Corre il fiume, orsù, guardate, queste stelle inargentate. Dove, ma dove mai vi trascinate, con il cuore mesto e avvilito, gli elfi con le innamorate. Gli elfi con le innamorate, a chi torna qui sfinito, fan, tornate, trallallà, nella valle, tutti qua, tralalala, tralalala. Poi gli elfi della valle li raggiunsero, li salutarono e li condussero attraverso il fiume fino alla casa di Elrond. <coughs> Lì vennero accolti da un caloroso benvenuto, e quella sera molte avide orecchie vollero ascoltare il racconto delle loro avventure. <coughs> Fu Gandalf a parlare, poiché Bilbo era piombato in uno stato di taciturna sonnolenza. Conosceva la maggior parte della storia, avendovi partecipato, e a sua volta ne aveva raccontato un po' allo stregone sulla via del ritorno, e a casa di Beorn, e a casa di Beorn. Ma, di tanto in tanto, apriva un occhio e ascoltava, quando si arrivava a una parte della storia che non conoscesse ancora. Fu così che apprese dove era, dov era stato Gandalf, ascoltando per caso mentre lo raccontava a Elrond. A quanto sembrava... Gandalf si era recato a un grande consiglio di maghi bianchi, di maghi bianchi, maestri di dottrina e magia buona, e tutti insieme erano finalmente riusciti a scacciare il necromante dalla sua oscura tana a sud di Bosco Tetro. "Fra non molto", diceva Gandalf, "la foresta diventerà più scura, il nord sarà liberato da quello sc scellerato per molti anni, spero, ma preferirei che venisse bandito dal mondo intero." Sarebbe proprio una, una buona cosa, disse Elrond, ma temo che ciò non accadrà in quest'epoca, e neanche in molte di quelle a venire. Quando la storia del loro peregrinare fu raccontata, ci furono altre storie: storie vecchie, storie nuove, storie senza tempo. Storie senza tempo finché Bilbo abbassò la testa sul petto e si mise a russare tranquillamente nel suo, <coughs> nel suo angolo. Si svegliò in un letto bianco, con la luna che brillava attraverso una finestra aperta. Sotto di essa molti elfi cantavano a voce alta e chiara sulle rive del fiume. Cantate gioiosi, unitevi in cori, il vento sussurra tra alberi e fiori. Già sbocciano le stelle, la luna è fiorente, la notte, disce... la notte dischiude la torre lucente. Ballate riuniti, ballate ben lieti, il piede è una piuma e l'erbe tappeti. Son l'ombre svanite, il fiume d'argento, trovarsi qui a maggio quel dolce momento. Cantiam sottovoce, e un sogno lo avvolga, cullato nel sonno, lasciam che, che si sciolga. Il ramingo ora dorme su un letto silvano, dormite anche voi o salice e ontano. All'alba nascente sospira tu, pieno, tu, luna tramonta, tu luna tramonta, il buio si faccia. Silenzio tu, quercia. E frassino, e spino, finché non viene l'alba, il fiume si taccia. Ebbene, cuor, eh, 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 bene, cuor, cuor contenti, disse Bilbo guardando fuori. Che ora è, secondo la luna? La vostra ninna nanna sveglierebbe un orco ubriaco, ma vi ringrazio lo stesso. <coughs> e il rumore che fai russando sveglierebbe un drago di pietra. Ma ti ringraziamo lo stesso, ribatterono gli elfi ridendo. È quasi, quasi l'alba e hai dormito fin dalle prime ore della notte. Domani, forse, il sonno avrà curato la tua stanchezza. Un po' di sonno. Che bella. Eh sì. Beh sì, le poesie a me piacciono tanto, quelle che fanno qui, ehm, quelle che scrive Tolkien, mi piacciono molto. Mm. Eh, ok, lo scuso. Un po' di sonno è una cura eccellente nella casa di Elrond, replicò Bilbo. E io voglio curarmi il più a lungo possibile. Di nuovo, una buona, di nuovo buonanotte, cari amici. E conciò tornò a letto e dormì fino a tardi. In quella casa Bilbo si liberò molto presto della stanchezza e partecipò a svaghi e danze di ogni tipo, mattutini e serali, organizzati dagli Elfi della, val eh, dagli elfi della Valle. Ma adesso neanche quel posto poteva trattenerlo a lungo, perché pensava sempre a casa sua. Dopo una settimana, perciò disse addio a Elrond e, dopo avergli offerto qualche dono abbastanza piccolo perché lo accettasse, si rimise in cammino con Gandalf. Mentre lasciavano la valle, il cielo si oscurò a ovest, a ovest davanti a loro, e il vento e la pioggia gli andarono incontro. Maggio è proprio un bel mese! disse Bilbo, mentre la pioggia gli batteva in faccia. Ma non importa, perché abbiamo voltato le spalle alle leggende. Alle leggende e stiamo arrivando a casa. Prendiamo questa pioggia come una specie di benvenuto. C'è ancora molta strada da fare, disse Gandalf. Ma poi, non ce ne, ma poi non ce ne sarà altra, disse Bilbo. Giunsero al fiume che segnava l'estremo limite del confine delle terre selvagge, e al guado sotto la riva scoscesa, di cui forse vi ricorderete. Le acque erano gonfie sia per la pioggia insistente sia per lo sciogliersi delle nevi in prossimità eh, dell'estate, ma sia pure con qualche difficoltà riuscirono a passare sull'altra riva e al calar della sera affrontarono senza indugi l'ultima tappa del viaggio. Tutto era più o meno come era stato all'andata, con l'unica differenza che adesso la comitiva era meno numerosa e più silenziosa. Inoltre questa volta non c'erano troll. In ogni tratto di strada Bilbo ricordava eventi e parole di un anno prima, ma gli sembrava che di anni ne fossero, ne fossero passati dieci. E così, ovviamente, riconobbe all'istante il posto dove il, er il pony era caduto nel fiume e dove avevano cambiato direzione a causa della disavventura con Maso, Berto e Guglielmo. Ve li ricordate, sì, i tre orchi di inizio racconto, sì? Ok. Che poi sono diventati pietra, ok. A poca distanza dalla strada trovarono loro dei troll che avevano seppellito, ancora nascosto e intatto. Io ne ho abbastanza finché campo, disse Bilbo, quando lo ebbero dissotterrato. È meglio che questo lo prenda tu, Gandalf. Immagino che saprai bene cosa farne. Su questo non c'è dubbio, disse lo stregone. Ma sarà meglio spartircelo. Potresti scoprire di averne più bisogno di quanto pensi. Così misero loro dentro alcune borse e lo caricarono sui poni, che non ne furono affatto contenti. Da lì la loro andatura si fece più lenta, perché andavano per lo più a piedi. Ma la landa era verde e c'era abbastanza erba perché lo hobbit vi camminasse tutto contento. Di tanto in tanto si asciugava la faccia con un fazzoletto di seta rosa, rossa. No, no, dei suoi fazzoletti non ne era sopravvissuto neanche uno. Quello se l'era fatto prestare da Elrond, da Elrond, perché giugno aveva portato l'estate e il tempo era di nuovo caldo e sereno. Poiché tutte le cose hanno una fine, persino questa storia, giunse anche il giorno in cui arrivarono nella regione dove Bilbo era nato e cresciuto, dove la forma della terra e degli alberi gli era nota quanto quella delle sue mani e dei suoi piedi. Mentre si... Sì, Inerpicava su un poggio, scorse in lontananza la sua amata collina, e, e improvvisamente si fermò e disse: Vanno le strade, lunghe e infinite, nei boschi folti e privi di uscite, passan spe spelonche che il sole non hanno, e ciechi fiumi che al mar non vanno. Solcano ghiacci e nevi d'inverno, d'estate corrono nel verde eterno. Sopra le pietre la tenera flot flota, flora, e sotto i monti screziati d'aurora. Vanno le strade, lunghe e infinite, sotto le nubi e le stelle smarrite. Ma sempre in piedi, che hanno tanto vagato, tornano infine al tetto bramato. Gli occhi che hanno han visto fuoco e sconquasso e grande spavento in grotte di sasso. Guardano infine i carichi giardini e i campi e i colli di quando quand'eran piccini. Gandalf lo guardò. Mio caro Bilbo, disse, c'è qualcosa che non va. Non sei più lo Hobbit di un tempo. E così percorsero il ponte, superarono il mulino sul fiume e trovarono eh, si trovarono finalmente davanti alla casa di Bilbo. Santo cielo, che sta succedendo?! gridò Bilbo. C'era un una gran confusione, e davanti alla porta si accalcava gente d'ogni razza, rispettabile e non, e molti entravano e uscivano, senza neanche pulirsi i piedi sullo zerbino, come Bilbo notò con fastidio. Se lui fu sorpreso, gli altri lo furono ancora di più. Lo Hobbit era tornato a casa nel bel mezzo di un'asta. Appeso al cancello c'era un, eh, sì, un grosso cartello con scritto in rosso e nero che il 22 giugno i signori Grufola, eh, i signori grufola, grufola e Zappa Scava eh, avrebbero venduto all'asta gli effetti del defunto, illustrissimo Bilbo Baggins. Casa Baggins, vicolo cieco, sotto colle Hobbiton. Eh, la vendita sarebbe iniziata alle 10 in punto, ormai era quasi ora di pranzo e la maggior parte delle cose era già stata venduta per prezzi che andavano eh, da quasi niente a vecchie canzoni, cosa non del tutto insolita di quel, eh, in quel tipo di aste. I cugini di Bilbo, Isaacville Baggins, per esempio, stavano già misurando le stanze per vedere se i loro mobili potessero starci. In breve, Bilbo era presunto morto, e non tutti, tra quelli che l'avevano dichiarato tale, furono dispiaciuti quando si resero conto di essersi sbagliati. Il ritorno del signor Baggins creò un certo scompiglio, sia sotto la collina, sia sopra la collina, e anche al di là, eh, là dall'acqua. Fu molto più di un fuoco di paglia. Di fatto, le grane legali si trascinarono per anni. Passò molto tempo prima che, il signor che al signor Baggins fosse concesso di essere di nuovo vivo. La gente che aveva fatto buoni affari in quell'asta ci mise un bel po' a convincersene e alla fine, per non perdere altro tempo, Bilbo dovette ricomprare molti dei suoi mobili. Gran parte dei suoi cucchiaini d'argento era misteriosamente scomparsa, e non si riusciva a saperne nulla. Personalmente, Bilbo sospettava dei Sackville Baggins. Per contro, loro non riconobbero mai l'autenticità del, eh, del Baggins ritornato. E non intrattennero mai buoni rapporti con Bilbo. Questa cosa dell'argenteria, ve lo ricordate, viene citata anche nel Signore degli Anelli, proprio all'inizio della compagnia dell'anello. <ride> ecco, viene da qui se vi ricordate. Comunque. La verità è che eh, a Isaacville Baggins sarebbe piaciuto moltissimo vivere nel suo grazioso buco Hobbit. A conti fatti, Bilbo scoprì di aver perso più, di due, eh, più dei cucchiaini, aveva perso la reputazione. È vero che in seguito sarebbe rimasto sempre amico degli Elfi e avrebbe avuto l'onore di ricevere la visita di nani, maghi e simili ogni volta che passassero da quelle parti, ma non era più rispettabile. Rispettabile. Di fatto, veniva considerato dagli Hobbit del Circondario come uno stravagante, ad eccezione dei suoi nipotini di parte Tuck, ma anche ma neanche loro venivano incoraggiati in quell'amicizia dai più anziani. <coughs> Mi spiace dirlo, ma Bilbo non se ne fece un cruccio. Era di ottimo umore e da quando riprese possesso della sua casa, il fischio della cucuma risuonò in cuor suo più melodioso di quanto avesse mai fatto ancora più che nei tranquilli giorni prima della, fest eh, prima della festa in attesa. Appese la spada sopra al, al caminetto e sistemò la cotta di maglia su un trespolo all'ingresso, finché non la prestò a un, muse a un museo, che poi è la stessa cotta di maglia che prenderà Frodo, eh, se ricordate. Comunque, gran parte dell'oro e dell'argento la spese per fare regali, sia utili sia bizzarri. Sia sia utili, sia bizzarri e ciò spiega una parte dell'affetto dimostrato agli dei nipotini e nipotine. Mantenne il segreto più assoluto riguardo all'anello magico, usandolo soprattutto in caso di visite sgradite. Si dedicò a scrivere poesie e a far visita agli elfi e, benché molti scuotessero la testa e si picchiassero la fronte dicendo Povero vecchio Beggins e solo in pochi credessero alle sue storie, visse felice e contento fino alla fine dei suoi giorni, che furono eccezionalmente lunghi. Una sera d'autunno di qualche anno dopo, mentre Bilbo sedeva sullo stu eh, nello studio eh, a scrivere le sue memorie, meditava di intitolare le andate e ritorno, una vacanza da Hobbit, suonarono alla porta. Era Gandalf con un nano, e il nano era Balin. «Avanti, avanti!» disse Bilbo, e da lì a poco furono tutti comodamente seduti davanti al fuoco. Laddove Bal eh, Balin si accorse che il panciotto del signor Baggins si era allargato e aveva bottoni d'oro vero, Bilbo si accorse che la barba di Balin si era allungata di parecchi centimetri, e che la sua cintura di pietre preziose era sfarzosissima. La conversazione cadde naturalmente sui tempi trascorsi insieme, e Bilbo domandò come andassero le cose dalle parti della montagna. Pareva che andassero benissimo. Bard aveva ricostruito la città di Conca e intorno a lui si erano raccolti uomini provenienti dal lago e da sud e da ovest e tutta la valle era tornata fertile e ricca. E adesso la landa brulla era piena di uccelli, fiori, eh, fiori a primavera e frutta e feste in autunno. E la città del lago era stata ricostruita ed era più prospera che mai e grandi ricchezze andavano su e giù per il fiume fluente. fluente e tra elfi, nani e uomini regnava l'amicizia in tutta la regione. Il vecchio governatore aveva fatto una brutta fine. Bard gli aveva dato molto oro per aiutare la gente del lago, ma lo sventurato, essendo della razza che prende facilmente certe malattie, era rimasto contagiato dal morbo del drago e, impadronendosi eh, della maggior parte dell'oro, era scappato, per poi finire morto di fame nel deserto, abbandonato dai suoi compagni. Il nuovo governatore è più saggio, disse Balin, ed è molto amato, perché ovviamente si prende tutto il merito dell'attuale prosperità. Stanno componendo canzoni che dicono che da quando c'è lui l'oro scorre a fiumi. In fin dei conti, allora le profezie delle vecchie canzoni si sono rivelate vere, disse Bilbo. Ma certo, disse Gandalf. Disse Gandalf. E perché non avrebbero dovuto dimostrarsi vere? Dubiti forse delle profezie delle profezie per aver contribuito tu stesso a farle avverare? Pensi che tutte le tue avventure e traversie si siano risolte per pura fortuna? Perché solo tu ne traessi profitto? Perché solo tu ne traessi profitto? Sei una bravissima persona, signor Baggins, e io ti sono molto affezionato. Ma in fondo sei solo una piccola creatura in un mondo molto vasto. Grazie al cielo! Disse Bilbo ridendo e gli porse la borsa del tabacco. E questo era l'ultimo capitolo dello Hobbit, ragazzi. Ce lo siamo portato a casa, eh? Incredibile, eh? Allora, torniamo un attimo a schermo intero. Bene. Allora, siamo a un'ora, 10 minuti e 43 secondi di trasmissione. Che bello. Allora, eh, aspettate adesso, vi faccio vedere tutte le illustrazioni di questi tre capitoli. Oggi ne abbiamo parecchie da vedere, eh? Allora, aspettate. Ci sono, ci sono. Allora, allora, un ladro nella notte, l'abbiamo letto l'altra volta, ok, bene. Allora, prima illustrazione di giornata, eccola qui. Aspetta, vediamo un attimo se si vede. Ok, eccola qui. Que comunque, vabbè, si sì, è la montagna, è la montagna. Poi abbiamo. Eh, aspettate, eh. Abbiamo i nani durante la battaglia. Questo mi pare sia eh, Coso. Dane. Eh, vabbè, il cugino di Thorin dovrebbe essere questo qui. Che bello è stato, grazie. Un lungo viaggio nella fantasia. No, grazie a voi per il supporto e per la pazienza, davvero. Adesso guarda, vi, faccio finire, vi faccio finire di vedere le illustrazioni e poi ci facciamo due chiacchiere. Eh. Poi abbiamo eh, l'illustrazione. Quest questa qui a pagina intera che è la battaglia delle, la famosa battaglia delle 5 armate ok intanto vabbè come abbiamo visto c'è qualche differenza con i film comunque allora poi eh, nel mentre intanto scrivetemi qual se qualcosa se, se vi va scrivetemi qualcosa intanto vi faccio vedere questa illustrazione qui eh, che è appunto il campo di battaglia a fine battaglia poi, aspettate, eh, ne abbiamo altre Poi eccola qui Abbiamo un'altra illustrazione a pagina intera Che è la... Aspettate, quando si celebrano i funerali di Thorin Eccola qui Esatto, si, sì, si vede Dovrebbe vedersi Sì, ok so, I funerali di Thorin di Fili e Chili sotto la montagna Poi abbiamo queste due Aspettate, eh, cerco di farvele vedere in, un in una pagina sola, eccole qui, sì, abbiamo qui sotto, abbiamo le montagne e sopra eh, Bosco Tetro, ok, poi, eh, aspettate, eh. ne abbiamo ancora, un'altra illustrazione a pagina intera eh, è il ponte dove eh, appunto si erano persi gli, eh, i pony, dove avevano perso il pony, mi sembra, se non ricordo male, sì, era il ponte questo qui, dovrebbe vedersi. Vediamo un po', sì, si vede. Ok, poi eh, aspettate, che abbiamo altre due illustrazioni. Ok, una è questa qui che sono Bilbo, Gandalf e Balin a casa Baggins. Eh, appunto, nell'ultimo pezzo che abbiamo letto. Loro che sono a casa a parlare con eh, la pipa. Ok, allora ho visto un commento, prima vi faccio vedere l'ultima illustrazione, poi lo leggiamo. Eh? L'ultima illustrazione, eccola qui, doppia pagina addirittura, che è la... la mappa, insomma, dovrebbe essere la mappa della desolazione di Smaug, sì, è la mappa della desolazione di Smaug, eccola qui, in tutto il suo splendore. E dichiaro ufficialmente conclusa la lettura dello Hobbit, ragazzi, ci siamo. Incredibilmente, allora aspettate che recupero la fodera. Ok, così almeno la rimettiamo a posto. Allora intanto il commento. Allora, beh, è normale che ci siano delle differenze. Devo dire però che i film sono tutti bellissimi e non è cosa frequente. Dei soliti film deludono rispetto ai libri. In questo caso a me sono piaciuti moltissimo invece. Beh sì, è chiaro che comunque allora per quanto in realtà eh, le illustrazioni sono mitiche. Sì, è vero. Eh, le illustrazioni sono bellissime. Era sempre Alan Lee, vero? Sì, le, sono le illustrazioni di Alan Lee. Allora intanto scusate questo intanto lo appoggio qui poi dopo lo risistemo bene. E allora stiamo dicendo sì è chiaro e normale che comunque allora, nei film, i film dell'Hobbit la trilogia eh, chiaramente eh, ha delle differenze e poi soprattutto come abbiamo visto sono, eh, il brodo è stato allungato parecchio. Eh, perché per esempio nei film abbiamo visto l'aggiunta della storia d'amore tra... Eh, era Kili, sì. Eh, Kili, tra Kili e l'elfa Cosa che nei libri come abbiamo visto non c'è stata Poi nei film Una cosa che invece personalmente ho apprezzato Ci hanno fatto vedere Gandalf che va al consiglio degli stregoni E ci fa vedere tutta quella parte di, eh, con Saruman a Baradur Perché quello è Saruman il necromante che è andato a cacciare Saruman eh, eh, Sì ciao Sauron Scusate Sauron nei film ho apprezzato che ce l'abbiano fatta vedere Invece di farla raccontare da Gandalf Perché in realtà in un, vedere lo spiegone in un film È una cosa che mi dà parecchio fastidio Quindi in realtà ho apprezzato molto che ce l'abbiano fatta vedere Poi nei film Diciamo ecco è stata approfondita maggiormente Anche questa è una cosa che mi è piaciuta È stata approfondita maggiormente la, Diciamo l'ossessione di Thorin per il tesoro dei nani L'abbiamo vista molto meglio e cosa che ho apprezzato a dire il vero. Poi abbiamo visto nel film sempre che eh, c'è stato, prima che Smaug andasse ad Esgaroth, comunque alla città del lago, c'era stato un confronto con i nani, poi Smaug ha rosicato dopo questo confronto perché i nani sono ingegnosi, eh, ha rosicato male e è andato ad Esgaroth che poi è stato ucciso. Eh, quindi è così. Poi... Cosa che nel libro, come abbiamo visto, non c'è stata perché è andato subito a. Sgarotta è stato ucciso subito. Nei film hanno premuto un po' di più, come abbiamo detto, sulla questione di Bard e della sua freccia. E cosa che in realtà ci, ci stava. Ci stava. Sì, è un rompiscatole. Eh, Thorin, sì, Torin un po' un rompiscatole, però gli voglio bene anche per questo. Ormai è diventato zio Thorin, eh, ragazzi, io mi ero dimenticato che eh, Thorin e la madre di Fili e Kili fossero fratelli. Me l'ero proprio dimenticato. Quindi da oggi in poi lo chiamerò zio Thorin, senza dubbio. Sì, zio Torin diciamo che è un po' troppo. Eh, fissato, un po' troppo capoccione. Però ripeto, a me piace tanto proprio perché è, è così tanto testardo, co che è una cosa in co nella quale mi, mi ci rispecchio molto. E poi, ecco, come abbiamo visto, c'è stato un po'. Cioè, le differenze principali sono state queste. Poi è chiaro che, comunque, hanno voluto allungare un po' il brodo rispetto. A certo che parlo di Dorin. Eh sì, però sì, ecco. No, ripeto, lo adoro per questo. Quindi. E, poi, vabbè, dicevo, è chiaro che comunque eh, nel, eh, nei film hanno voluto allungare un po' di più il brodo. Perché è chiaro e normale che facendo una trilogia rispetto eh, a due film, eh, comunque, è chiaro che c'è più eh, merchandising, ci sono più soldi che ci si possono fare, e a livello aziendale, lo capisco benissimo però come abbiamo visto comunque lo è un libro che eh, volendo si può mantenendo comunque gli eventi principali raccontati nel libro è possibile cioè, trasporlo in due film da tre ore senza problemi non tre film da tre ore l'uno comunque non mi lamento una cosa però ecco che un po' mi è dispiaciuta eh, poi ecco eh, piccola parentesi prima Credo che abbiano voluto fare una trilogia dell'Hobbit per fare una sorta di operazione nostalgia con la trilogia eh, del Signore degli Anelli, ma questa è una mia idea. Mm -hmm. Cioè, comunque abbiano voluto fare una sorta di rimando alla trilogia del Signore degli Anelli, però ripeto, è un'idea mia. Comunque, al di là di questo, una cosa che mi è dispiaciuta, va, ecco, un'altra differenza mi è venuta in mente adesso. Eh, nei libri, come abbiamo visto, non è presente eh, l'orco bianco eh, che... che Thorin sfidò in gioventù c'è il figlio quindi ecco quella dell'orco bianco grande e grosso era stata un'aggiunta dei film comunque al di là di questo scusate è una cosa che mi è dispiaciuta rispetto a eh, tra la trilogia classica tra virgolette del Signore degli Anelli e la trilogia dell'Hobbit che all'interno del della trilogia del Signore degli Anelli gli effetti speciali erano molto più naturali, cioè ti parlo di fotografia, di luci e via dicendo, eh, sembrava molto più naturale rispetto a, per quanto sia un mondo fantasy a dire la verità, quindi era comunque eh, lo trovavo molto più naturale rispetto a come è stato fatto invece purtroppo nello Hobbit, dove ricordo chiaramente che alla conclusione del primo film, nella battaglia tra i nani e gli orchi, de Bian e gli orchi delle montagne e, e i, i lupi, -man e i lupi eh, c'era quella luna fatta in computer grafica che sembrava giorno quindi ecco questa è forse l'unica cosa la cosa che mi è dispiaciuta di più eh, della trilogia principale del, dell Hobbit, la computer grafica troppo spinta per quanto in realtà era presente anche nel Signore degli Anelli per carità però eh, insomma Hobbit era proprio spinta forte insomma però al di là di questo, comunque è chiaro e normale che la trilogia, dell sia un prodotto, la trilogia cinematografica dello Hobbit sia un prodotto fruibile, e molto gradevole e condivisibile, insomma, molto bello da condividere con la famiglia, a parer mio. E penso sia un ottimo modo anche per avvicinare eh, anche i meno esperti o i più giovani al mondo di Tolkien. Io, per esempio, come ho già raccontato più volte. Io mi sono avvicinato a Tolkien per la prima volta, eh, parlo proprio in maniera importante leggendo lo Hobbit, quindi ehm, poi vabbè il Signore degli Anelli avevo cominciato a leggerlo, poi purtroppo ho rinunciato per, per questioni lavorative non, con i turni, le cose, ho lasciato, ho lasciato perdere, però adesso eh, con il Signore degli Anelli ne approfitto per recuperarmelo per intero, perché io ce l'ho già pronto qui per voi, eccolo. In tutta la sua grandezza Eccolo qui Ce l'ho qui pronto per voi ecco, Ce l'ho qui pronto per voi In tutta la sua grandezza Guardate quant'è È enorme È enorme ragazzi Si vede? si. Sì. Allora quindi adesso gli leviamo la, la federa Così almeno quando lo cominciamo a leggere Starò più comodo nella gestione della copertina Questa la appoggiamo momentaneamente qui Quindi eccolo qui il libro è qui. Ce l'abbiamo, è pronto. È pronto per essere letto insieme, ragazzi. Io sono molto, molto contento. Non vedo l'ora, ad essere sincero. E anche qui ci sono le illustrazioni, sempre di Alan Lee. Se non ricordo male, esatto. Sì, sì, le illustrazioni sono sempre di Alan Lee. E ce l'ho qui pronto per voi. Bene, io a questo punto eh, direi che ci possiamo vedere prossimamente. Non so eh, se riusciamo a vederci eh, il 30 oppure direttamente dopo Capodanno. Io nel dubbio eh, vi allora. Infatti il fenomeno tolkieniano è diventato tale per i film. I libri si conoscevano in pochissimi, è vero, è vero. Poi fortunatamente è arrivato Peter Jackson con eh, eh, quell'idea ai tempi folli di. ai tempi folle di trasporre in pellicola la trilogia del Signore degli Anelli, eh, di trasporla in tre pellicole, cosa mossa che però si è rivelata poi vincente per fortuna perché eh, la trilogia del Signore degli Anelli e la trilogia cine, cinematografica del Signore degli Anelli ha reso eh, conosciuta eh, praticamente a tutto il mondo quest'opera fantastica che è eh, l'universo della Terra di Mezzo. Bene ragazzi, allora... Detto questo, io eh, intanto per oggi siamo a un'ora e 23 minuti di trasmissione. Sono molto molto contento: era da tanto tempo che non facevamo una diretta così lunga. A me fa molto molto piacere. E io direi che per oggi, appunto, ci salutiamo qui. Non so se riusciamo a vederci prima di capodanno o se ci vediamo direttamente ad anno nuovo. Io, nel dubbio, eh, vi ringrazio eh, come sempre per l'attenzione costante che prestate a queste dirette. E vi ringrazio per il supporto che eh, mi avete dimostrato eh, in questa idea folle di leggere il silmarillo nello Hobbit fino adesso, e ringrazio già da adesso quanti di voi mi sosterranno nella follia di leggere questo mattone. E niente, io sono molto molto contento di aver potuto condividere questo ulteriore percorso con voi, che è stato il percorso dello Hobbit che per me ha un significato molto molto importante quest'opera davvero. E io vi abbraccio virtualmente, vi ringrazio eh, per l'attenzione e se non dovessimo vederci prima di Capodanno io vi faccio tanti tanti auguri di, per il nuovo anno, sperando che possa essere un anno più felice degli ultimi due anni. Grazie davvero a tutti, un abbraccio virtuale e sempre come disse Don Abbondio, dico Don Rodrigo scusate, mi raccomando fate i bravi. Ciao ciao.